Michele Ciurma, io sono Mazzia Testa e benvenuti in questo nuovo video di Book of Demons. Dopo parecchio tempo torniamo a continuare questo let's play e non ricordo granché, ma in realtà il gioco è abbastanza semplice, quindi non dovrebbe essere troppo un problema ritornare dentro. Allora, qua abbiamo fatto abbastanza tutto in città, diciamo che torniamo giù in fondo. Allora, siamo neanche a metà strada, diciamo, per l'antipapa. E diciamo che partiamo, sì, facciamo fare di nuovo un very small, magari un paio. Potrei fare magari in futuro, ecco, silenziamo il cellulare così non ci disturba nel mentre. Potrei fare magari in futuro una live un giorno, se la connessione regge e funziona, con il magari quella molto lunga, per vedere come gira il discorso. Tra l'altro mi spiace, adesso non ho più il green screen dietro, quindi vedrete il rettangolo. Per fortuna sono riuscito a sistemarlo un minimo che sia almeno decente, sia come luminosità che come cosa c'è dietro. E nulla, insomma, sono sempre io. Allora, vediamo un attimo cosa dovremo affrontare qua. Ci sono di sicuro delle cose ancora mai viste, per cui già iniziamo male. Ahia. Ecco. Iniziamo non male, peggio. Allora, cerchiamo di fare un... Allora, qua mi stanno... Mi stanno cercando di bloccare e non è una bella storia, anche perché stanno bersagliando un po'. Mi stanno bersagliando praticamente da ogni lato. Eppure lo spettrino. Allora. Ero avvelenato e neanche me ne sono accorto. Porca miseria. Cerchiamo di recuperare un po' di cuoricini. Ma c'è uno che salta qua. Ah no, è un coso che mi hanno dato addosso. Via, 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 via. Porca la miseria. Devo dire che spostandomi in là non è che mi sono salvato poi particolarmente, perché... Diciamo che questa accetta qua potrebbe essere comoda per... contro i... demoni ghiacciati, come abbiamo visto, però è anche una bella fregatura, perché il fatto di incendiare praticamente tutto è un bel casino. Sono salito di livello così al volo mentre stavo... Ok, ho recuperato una pozione per fortuna. Allora, vediamo un attimo se... riesco a sistemare qualcosa di... Ah, ok. Era quello tostissimo, quello. Pensavo peggio. Se abbiamo scoperto qua cos'è un anello Phantom Ring. Ok, credo che sia... che congeli in un qualche modo. Aia. Scintilla purificatrice, non so cos'è che ho sbloccato, però buono dai. Allora,
Questo non mi piace, cerchiamo di tirarlo giù. Oh, ok. Dai. La zona è abbastanza ripulita. Non l'avrei fatto bene a... Ah, immune perché c'è un tizio dietro. Ok, scoprire dov'è la fontana rossa non dovrebbe, cioè, dovrebbe essere comodo in questo momento. Però ancora abbiamo trovato solo quella blu, purtroppo. Ma vediamo un attimo, sopra c'era il sarcofago viola che non abbiamo ancora aperto. Ovviamente. Chi è questo? Che è sparito cosa? Mi sa di sì. Ok, porca miseria. È quello che salta questo. Porca miseria. C'è anche quello che tira i massi che... Tutto questo ghiaccio non fa di sicuro il nostro bene. Allora, cerchiamo di sistemare un attimo uno alla volta. No. No, così no. Mi sa che dobbiamo cambiare strategia in questo caso. Allora, direi che una ritirata strategica può essere quello che fa il caso nostro, per ora. Allora, siamo un attimo su, vediamo che cosa troviamo qua dentro. Sperando di non trovare qualcosa di più pericoloso di quello che abbiamo trovato là sotto. Allora, intanto... Ah, è il fuoco che ci salva, perché avendo attivato il fuoco sotto appena passato si è preso danno prima di saltarci addosso. Questo è buono da tenere a mente, perché possiamo riprodurlo nuovamente, insomma, come situazione. Slightly used coin, ok. Una pozza mi sa che ci sta per forza, sì. Mi dispiace sempre utilizzare, ma almeno abbiamo trovato un po' in questo dungeon. Cos'è questa mega monetona? Oh! Ah, due carte non identificate. Buono, parecchi soldi anche. Ah, là abbiamo fatto. Ah, qua c'è uno spettro, ok. E va bene, questo è andato, però c'è ancora qualcosa che non abbiamo visto più, il cosino di... È immune perché c'è il suo esercitino intorno. Allora, cerchiamo di non prendere ghiaccio o veleno o fuoco, tutto quello che ci sta lanciando addosso. E sono Ste Fargot che è il problema, che sono il problema vero, diciamo. Allora, ancora costi. Porca miseria. Ok. Allora, andiamocene via da Ste Fare Viola che sberluccicano, che fanno solo casino. Allora, c'è ancora un Fargot qua. Ma è che lanciano molto veloce, quello è il casino, perché... Fossero più lenti, uno attacca e schiva, attacca e schiva, attacca e schiva, invece sono super veloci, quindi il problema è che non si può fare in quel modo. Sei obbligato a prendere dei danni comunque. Oh, una carta non identificata che potrebbe fare il casino, sì. Allora, spiegatemi qual è l'utilità di mettere una cura qua in fondo. Cioè, capisco la proceduralità del livello, però
fino a un certo punto, nel senso che così è davvero solo super scomodo, cioè non serve a nessuno là in fondo. A meno che ti lasciavi l'altro pezzo per ultimo, ma comunque non è che ti restava moltissimo, cioè la maggior parte delle pizze in faccia te le riprese comunque. Allora, adesso cerchiamo di andare con calma. Teoricamente questa dovrebbe essere la parte più semplice e più corta. Di nuovo questi Fargot. Certo sono stupido anche io, eh. È ovvio. Non è un mimic, ma praticamente sì. Una rompi un vaso e ti cade una capra dal soffitto. Dovrebbe morirci col fuoco. Ottimo. Master Ghost Buster abbiamo ottenuto. Ecco, ci mancava il Fargot. No, non andarmi in ghiaccio per piacere. Ok, c'è un altro dietro comunque. Ah, intanto abbiamo un Goatman già qua. Allora, cerchiamo di evitare. A picchia il fuoco, ok. No, non c'è morto il fuoco. Ok, però siamo riusciti a scappare comunque. Non so quanto mi convenga distruggere i vasi perché è molto probabile che esca qualcosa da quei vasi. Allora, cerchiamo un attimo di mettere a tacere questo Fargot. Ok. Come arrivo a quelli? Ah no, ok, la strada era sotto, credo fosse un muro, non so come è la strada. Aia! Mareo, fa danni pesanti anche quello. E ancora però non abbiamo trovato il... Anche qua, ancora abbiamo trovato la fontana rossa, ah, e... Ok. Dov'è? Ma... Non c'è la fontana rossa, mi sa. Forse perché è a livello piccolo. No, eppure in genere c'è sempre, no? Non lo so, non mi ricordo, è troppo tempo che non ci sto sopra. Allora. Lasciatemi calmo e tranquillo, per piacere. Adesso ci sono quelli che caricheranno come dei pazzi. Ma si sono schiantati contro la parete, vero? Sì. Allora, questo Fargot. E se solo si togliesse un attimo di là? Ma non vuole spostarsi, il fatto è che ho pochissima vita. Ok. Non c'è del... Non c'è una fontana in sto livello, possibile? Mancano 3 barili. Dove li ho lasciati? C'è una fontana del mana, ma la fontana del... Ah, questi sono 3 barili, ok.
Ma la fontana della vita? Non c'è? Ma no, dai, non è possibile che non l'abbiano messa. C'è sempre. Come faccio a recuperare vita? Non posso sprecare una pozione ogni volta, dai. È vero che ne ho recuperate un po', sono 10, eh. Mi sa che sono obbligato. Mi sa che è l'unica cosa che si può fare in questo momento. Vabbè, ma intanto posso. Allora, level appare, facciamo. Più vita. Eh no, niente. Vabbè, sbloccato il discorso. E no, non sblocchiamo ancora l'avatar successivo. Però cosa abbiamo? Sconfitti 100 fantasmi, brucia 30 mostri, ok. Allora possiamo. Allora, il healer non ha niente. Possiamo. Ah, l'healer poteva curarci. Uff, mi sono dimenticato. Questo qua, se non sbaglio, lo fa. Se sei alla fine del livello, non devi così sprecare delle pozioni. Però vabbè. Nel calderone non abbiamo praticamente niente. Possiamo identificare due carte magiche. Ma un salto alla città lo farei, diciamo. Migliorare una carta magica. Vai. Allora, dobbiamo parlare con lui per identificare le due carte. Allora, quanto mi chiedi? 1000. Vabbè, dai, vada. È una carta runica, ok? E questo cos'è? Healer Frog Blast. Knockback Poster in your proximity. It's rare. Ok, questa qua credo che sia quella magica. Adesso poi vediamo un attimo cosa. Allora. Comprare un nuovo slot mi chiede 15.000. Va bene, andiamo un attimo dalla maga per vedere che cosa possiamo upgradare. Bloody Armor. Aumenta la possibilità di spawnare dei cuori. I cuori massimi sono aumentati di 2. Non lo so se conviene così tanto, 10% in più. Cosa abbiamo qua? Allora, questa non possiamo ancora gridarla perché ci manca la runa di verità. Equipaggiato, questa qua abbiamo. Quella che dà un attacco extra. Ok, questa è molto buona. Il range dell'attacco doppio aumenta e applica l'effetto delle altre carte. Quindi per esempio Burning Axe in questo momento. Raddoppia il suo costo, però da 6 passa a 12, quindi dobbiamo spendere altri 6. Ma io direi che ne vale la pena. Cosa che dobbiamo mettere come runa? La runa della morte. Che è questa? C'è qualcos'altro che ci chiede la runa della morte? Carica no. Lo scudo, che non abbiamo mai utilizzato in realtà. L'ice bomb, oppure il cluster, che cos'è? Ah, li avvicina i mostri, no, anche no. Blade Storm. No, vabbè. No, direi che ci sta. Allora, mettiamo la runa della morte. Ok, buono che mi abbia avvisato che aumenta il costo di 6 di mana. Ok, ottimo. Adesso chiede 2 rune della morte. Mi sa che prossimamente dovremo aumentare un po' di mana, perché non abbiamo tantissimo adesso. Il magico è migliore, ma tanto non ce l'abbiamo equipaggiato quello. Quanti soldi ci resta? Possiamo effettivamente sbloccare un altro slot di carte. Direi. Aspetta un attimo, perché qua, allora. Golden Key non possiamo ancora farlo. Death Rage non possiamo ancora farlo. Ah, facciamo che. Sì, dai.
7 fortunato. Ok, prego 7 slot adesso, sì. Potrei equipaggiare un'altra carta, forse. Ok, questa è magica. Non lo so. Regenerano cura ogni 3 secondi. Questo potrebbe essere buono. Però non vorrei tenermi tutta la roba potente adesso addosso, perché... Oh, gli stivali... Mettiamo un... Un'altra abilità che usa mana, magari? O delle altre cose? Questo Remedy cos'è? Delle bombe di ghiaccio. Vabbè, mettiamone nel dubbio. Tanto abbiamo un po' di spazio, quindi ci sta. Mentre invece come... No, non è qua che vediamo i cosi. Allora, volevo vedere un attimo i cosini. Siamo quasi qua. Ok. Tanto ce ne vorrà una vita per sbloccare tutti. Mi sa che non li sbloccheremo. Ah, questo qua non si può, fintanto che non ci sarà il prossimo gioco sbloccato. Tutti gli altri non sono sbloccabili. Siamo quasi alla fine di Hedgehog, ma no. Ne mancano 3. 5, 10, 13, 15, 17. No, sono tantissimi. No. Non mi ha fatto l'altra volta, credo. Comunque, direi che per questo episodio può essere tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, una buona giornata. Vi invito a lasciare un mi piace e un commento qua sotto. Se avete gradito l'episodio, ho distrutto il microfono in mente. Abbiate pietà. Buona giornata.